Buongiorno raga, oggi nuovo vlog, oggi è giovedì e adesso devo andare a fare la spesa. Faccio colazione per ora solo con un caffè perché siccome che devo andare a fare la spesa magari se trovo qualcosa di dolce me lo prendo. E adesso andiamo a fare la spesa. Spesa fatta e adesso continuiamo il vlog. Raga, comunque vi avevo detto che se avevo trovato qualche cosa di dolce avrei continuato la colazione. Bombolone con il cacao. Non è fritto, eh? Scusate, raga, voglio vedere una cosa. Oggi a pranzo farò un mukbang con questi bastoncini qua. Non l'ho mai provato, li proverò con voi per la prima volta. Finito il bombolone. Ci vediamo per pranzo, raga. Eccoci qua, raga. Oggi è lunedì. E niente, sto per andare a trovare il mio fidanzato. Qua c'è tanto di mascherina che bisogna metterla, insomma, io la metto quando sono in macchina, che finalmente posso riutilizzare la macchina. Sono andata a cambiare la batteria della macchina. Stamattina bisognava l'ho caricata con i classici fili attaccando al furgonino, vabbè, praticamente mi ha lasciato a piedi, quindi ho dovuto cambiare la batteria, 45 euro di batteria, adesso va. E adesso vado a trovare il mio ragazzo. Ci becchiamo dopo. Ah, oggi ovviamente è lunedì 18, non so se l'ho già detto. Quindi questa cosa si può fare. Prima di partire, aggiungo anche questo. Io il mio ragazzo l'ho visto anche dal 4 in avanti. Però oggi che vado a casa sua, c'è anche sua mamma, suo babbo, quindi insomma vado a trovare loro più che il mio ragazzo, perché il mio ragazzo non lo vedo da 2 giorni, quindi mentre loro sono praticamente 3 mesi, quindi vado a trovare anche loro. Aggiungo questo. Ci becchiamo dopo, ciao. Eccoci qua, raga, sono di nuovo in viaggio.
E niente. Mi sistema, ecco. Per partire. Così quando devo partire, insomma, sono messo un pochettino meglio. E niente, oggi è mercoledì e niente, sono qua di nuovo per andare a casa del mio ragazzo. E niente, raga. In questi giorni non sto registrando proprio niente perché, essendo che ho delle cose da fare, non ho proprio tempo per registrare. Comunque, appena posso continuo questo vlog. Io vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì. È passata circa una settimana dall'ultima volta che ho registrato perché ho avuto delle cose da fare. Adesso mi sto cuocendo il minestrone perché è mezzogiorno e niente, mi è venuta fame. E cucino. Ciao! Ciao ragazzi! Prometto che questa sarà l'ultima clip di questo vlog e adesso mi bevo un caffè con voi, ho finito di mangiare il minestrone e vi devo parlare di un po' di cose. Allora, io in questi giorni non ho pubblicato tanti video, ho preferito rimanere fuori da certe situazioni perché ho visto che stava succedendo del casino su YouTube e allora ho detto voglio capire un attimo e poi dopo ricomincio a pubblicare video. Perché ci sono certe cose che su YouTube a me non piacciono più. Ma detto questo, comunque, io ho registrato anche poco perché ho avuto da fare, ho lavorato e poi praticamente riapre il campeggio dove vado io. E non so, vabbè. Praticamente siamo già andati a montare perché si poteva entrare per montare e sistemare le cose che uno ha là dentro, in modo tale che poi dopo giovedì apre e ci si può stare. Io ho deciso di andare là lo stesso, uno perché là il metro e mezzo di distanza c'è, perché io quando sono in campeggio sto dentro la mia, il mio pezzo di terra e non esco. Quindi, e punto secondo, ho anche pensato, siccome adesso per quanto riguarda il lavoro che faccio si guadagna poco, ho anche pensato, visto che lì c'è un ristorante, queste cose qua, appunto ho fatto un colloquio di lavoro con questo capo del ristorante. E niente, adesso attendo risposta. Se mai mi prendesse a lavorare lì per 3-4 mesi andrei bene. Andrei proprio benissimo perché guadagnerei di più, ecco, in poche parole. E quindi ho pensato questo. Dal momento che sono là, e niente, raga. Praticamente io ho già preso le mascherine da lasciare là, le ho in borsa. Ho preso tutto la corrente, i guanti. Le mascherine, vedo se riesco a recuperare quelle lì FFP2. Vediamo. Per ora ho quelle di stoffa lavabili. Meglio che niente. E comunque ve le farò vedere in un prossimo video. E poi, o forse nel video acquisti che sto registrando, adesso vediamo. E niente, quindi adesso praticamente sicuramente i weekend, almeno quelli, me li faccio all'aria aperta, diciamo così. Anche perché non è un campeggio con tutte tende vicine. Io ho tipo, adesso non vorrei dire una cavolata, ma ci sono più di 5 metri dalla mia casina, da dove sto io, all'altra casina. Per casina intendo proprio la mia piazzola, ecco, quindi, per intenderci, cioè il pezzo di terra in mezzo che è lungo 5 metri e poi c'è una siepe che mi separa dalle altre casine, quindi il contatto non c'è, il contatto c'è soltanto se io dovessi uscire col cane, ma se esco col cane esco con la mascherina, i guanti
E sto distante appunto 1,5 m, 2 dalle altre persone. Non... Cioè, su questo punto di vista qui sono molto molto rigida. Tra l'altro vedo anche molti ragazzi che sono... Cioè, la mascherina non è obbligatoria, però la distanza sì. Vedo molti ragazzi che si raggruppano nei parchi senza la distanza, senza stare distanti 1 metro, 1,5 m, e io tutte le volte mi inalbero, quindi... Vabbè, comunque raga, io scusate, ma c'è una cosa con il dito. Avevo aperto questa clip per bere un caffè con voi e alla fine sto facendo tutt'altro. Fatto. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!